è stata quella di un cammino, in particolar modo del cammino di Santiago che abbiamo fatto 3 anni fa insieme. Mi viene in mente un cammino perché un cammino come quello di Santiago è fatto da tante tappe, e tappe che possono essere difficili all'inizio, tappe in salita, tappe dove uno dei due cammina un po' più veloce e l'altro sta un po' indietro, tappe invece dove si cammina insieme. Noi ci siamo messi insieme che eravamo molto giovani, io avevo 16 anni e Filippo 19, e qualcuno direbbe forse un po' troppo giovani, sia ancora un po' piccolini a quell'età per iniziare una storia. E una storia che è iniziata un po' tra mille difficoltà, e quando ci penso adesso mi riproietto in quegli anni e dico: non avrei mai pensato che sarei arrivata a questo punto oggi. Il mio obiettivo era arrivare a una storia che durasse un mese, perché a 16 anni si pensano a queste cose qua, non si pensano alle grandi storie d'amore, ai matrimoni, ai figli. E invece oggi sono qua dove parlare di lui. Mi viene da pensare a un cammino, perché un cammino è fatto da tante tappe. Tappe magari difficili, tappe in cui uno cammina più veloce dell'altro, però c'è sempre un po' lo sguardo, facendolo insieme c'è lo sguardo che anche se sei un po' più avanti dell'altra persona, hai uno sguardo all'indietro, no? Del sapere che si vuole camminare insieme anche se con velocità diverse. Poi ci sono i momenti invece dove si cammina insieme, quelli sono i momenti credo più belli. Penso al cammino perché la nostra storia è fatta di tante tappe, di tante scelte importanti, tra cui appunto l'università. Filippo ha dovuto scegliere l'università praticamente subito, io l'ho scelta 3 anni dopo, la scelta di star via da casa, di vivere a Milano, la scelta del lavoro. Sono state tutte scelte importanti che abbiamo però vissuto insieme. La cosa bella che mi viene da pensare è che abbiamo fatto queste scelte sapendo che volevamo farle con l'altra persona, nel senso di tenere sempre presente il fatto che eravamo in due a farle, non eravamo da soli, e quindi di considerare il fatto che volevamo costruire già un futuro insieme. Tra queste scelte che abbiamo fatto, questo cammino che abbiamo percorso insieme in questi 11 anni, però non è stato solo un cammino fatto di tanti eventi ed esperienze fatte insieme. Mi viene da pensare che per camminare insieme bisogna avere delle buone scarpe, per camminare da soli ma anche per camminare insieme, e per andare lontano bisogna avere delle buone scarpe, se no ci si ferma alla prima tappa pieni di fiacche ai piedi. Queste scarpe mi viene da pensare come il nostro cammino e la nostra crescita anche personale e di fede. Non abbiamo mai, nonostante le tante preoccupazioni eccetera, non abbiamo mai pensato di abbandonare la nostra crescita in oratorio. Ad esempio, abbiamo sempre pensato, ci siamo appassionati tutti e due per i giovani, per l'educazione dei giovani, perché avevamo ricevuto anche entrambi tanto quando eravamo più piccolini, ed entrambi abbiamo deciso di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto in oratorio. E grazie agli anni in oratorio siamo riusciti anche a crescere a livello di fede, insomma. E questa crescita personale ci ha fatto arrivare alla consapevolezza che sì, stavamo insieme da 10 anni, però volevamo insomma impegnarci in qualcosa di più. E la notte di Pasqua del 2011 abbiamo deciso che volevamo sposarci, sapendo, tra le mille preoccupazioni che si hanno quando si inizia un cammino importante come quello del matrimonio, sapendo che non eravamo da soli a fare questo cammino, che il Signore ci avrebbe accompagnato come ci ha accompagnato negli anni del fidanzamento e negli anni in cui abbiamo fatto altre scelte. In quella notte di Pasqua abbiamo deciso che era ora di impegnarsi in qualcosa di più, con questa consapevolezza, e questa consapevolezza l'abbiamo voluta, per non dimenticarcene, l'abbiamo voluta disegnare sulle nostre fedi nuziali. Le nostre fedi nuziali sono un po' strane, perché infatti molti ci chiedono il perché di queste fedi. Le fedi nuziali sono diverse, non sono uguali. La fede nuziale di Filippo è fatta con due ori, con l'oro giallo e l'oro bianco.
la mia fiera iniziale invece è fatta con l'oro rosso e l'oro bianco. I due ori diversi, quello bianco, quello giallo e quello rosso, rappresentano noi, il nostro cammino personale. L'oro bianco invece è in comune a tutte e due le fedi. In oro bianco abbiamo scelto che rappresentasse il Signore, nel senso che non ci dimenticassimo mai che siamo accompagnati, che Lui ci accompagna nel cammino che avremmo dovuto affrontare, nei momenti belli che abbiamo avuto, e anche sicuramente ci avrebbe accompagnato nei momenti di difficoltà. E mi viene da dire che questa cosa è stata un po' provvidenziale, perché anche nei giorni della malattia mi viene da dire che eravamo un po' accompagnati da Lui. È stato difficile all'inizio pensare che di non essere abbandonati, perché quando ti capita addosso una malattia del genere improvvisamente, in un momento che è il più bello della tua vita, perché sta per arrivare un bambino ed è tutto, e va tutto bene, tutto felice, no? Ti arriva addosso una cosa del genere e la prima cosa che abbiamo anche pensato è che ci ha un po' abbandonati, ma perché deve succedere a noi? E sono partite un milione di domande appunto legate al perché. Perché a noi? Perché adesso? Alla fine abbiamo sempre fatto le cose bene, siamo cresciuti in oratorio, siamo cresciuti insieme, perché deve capitare a noi una cosa del genere, no? Si pensa sempre che certe cose debbano capitare agli altri, mai a se stesse, eppure ci siamo dovuti scontrare con questa realtà. Però, diciamo, nei giorni successivi ci siamo anche resi conto che l'accompagnamento che avevamo chiesto al Signore ci è arrivato grazie ai nostri amici. Abbiamo avuto la fortuna di essere stati accompagnati anche in questo. La difficoltà chiaramente è stata grande, perché all'inizio appunto ti senti solo ad affrontare una cosa del genere e a non capire il perché stia succedendo. Però anche farsi mille domande avrebbe... senza la quale avremmo avuto una risposta, ci stava rovinando. Per cui la cosa che abbiamo chiesto nei momenti di preghiera, che pochi che avevamo insieme in quel letto di ospedale, è stata quella di chiedere al Signore di accettare e di accogliere qualunque cammino ci sarebbe posto davanti, insomma. E è stato difficile, e a volte mi viene da pensare che non so fino a che punto veramente posso dire di averlo accettato, però so che anche in quel momento siamo stati accompagnati, e questo accompagnamento ci è appunto venuto dalle persone che avevamo intorno. Sarebbe stato probabilmente molto più facile chiudersi in se stessi e viverla soltanto io e lui o con i familiari più stretti questa malattia. Invece abbiamo scelto anche questa volta insieme di condividerla, e di condividerla con le persone con cui abbiamo sempre camminato, con cui abbiamo condiviso anche i momenti più belli, ecco, della nostra vita. E poi sicuramente mi viene da pensare che da Filippo ho imparato tanto, ho imparato in particolar modo la preghiera. Credo che il nostro rapporto, anche dal punto di vista di fede, sia cresciuto tanto, e sia cresciuto tanto soprattutto in quelle 3 settimane. Me ne sto rendendo conto forse più adesso che durante quei momenti lì. È cresciuto di più perché abbiamo cercato di vivere insieme anche questa sofferenza, e chiedendo appunto di venire accompagnati in un momento che è stato veramente difficile, che lo è sicuramente tuttora, così come chiedo che ci accompagni, che mi accompagni soprattutto quando dovrò spiegare a Luca il perché, o meglio quello che è successo a suo papà e chi era suo papà, perché non sarà una passeggiata, ecco.
il nostro cammino è stato anche un cammino nella preghiera, nel senso che da quando ci siamo sposati avevamo deciso, ci era stato proposto durante il corso prematrimoniale che abbiamo fatto, di provare a pregare insieme, ed era una cosa che effettivamente avevamo quasi mai fatto, e all'inizio ci sembrava un po' strano, no? Il fatto di dover pregare insieme. Filippo però su questo era sicuramente molto più avanti di me, nel senso che a lui veniva forse più spontaneo, più naturale, io facevo un pochino più di fatica, ed era un po' lui che trascinava, che tirava un po' da questo punto di vista. Nei giorni dell'ospedale, negli ultimi soprattutto, quando appunto per lui era più difficile anche parlare e sicuramente pregare insieme, mi sono ritrovata ad essere io che trascinavo lui, ero io che gli chiedevo di pregare insieme, di chiaramente lui pregava probabilmente, io pregavo per la sua guarigione, lui probabilmente pregava invece per me, per Luca, però mi sono resa conto che appunto questo mio passo in avanti è stato anche nel discorso della preghiera, è stato anche grazie al suo aiuto, grazie a quello che, alla passione che lui aveva in questo, nei mesi che abbiamo condiviso del matrimonio. Mi hanno chiesto spesso come facevo ad accettare questa cosa, come facevo a comprenderla, e io credo che a non arrabbiarmi con il Signore. E il discorso di arrabbiarsi all'inizio ci è passato per la testa, perché eravamo un po' tutti e due arrabbiati o comunque amareggiati da quello che ci stava succedendo, però non aveva senso per noi, per il cammino che avevamo fatto finora, arrabbiarci e con lui, perché ci aveva dato tanto. Mi è capitato in questi giorni di leggere il libro di una ragazza che ha vissuto una storia per certi versi molto simile a quella che ha vissuto Filippo l'anno scorso. E in questo libro una delle frasi che lei ha detto è stata quella: Dio non toglie mai nulla, e se toglie qualcosa lo fa per darci una grazia ancora più grande. Io questa frase la sento, mi ha colpito questa frase, perché penso un po', l'ho vissuta un po' sulla mia vita, e dico sì, Dio mi ha tolto tutto, o quasi, sembrerebbe. Mi ha tolto la persona con cui avevo scelto di condividere la vita, mi ha tolto il papà di mio figlio, mi ha tolto il mio migliore amico. Però il discorso dell'avere una grazia ancora più grande la vedo in questa serenità. So che può sembrare strano, però non c'è disperazione, non c'è terrore in tutto quello che stiamo vivendo in queste settimane. E credo che la grazia che il Signore ci sta facendo sia proprio il fatto di riuscire a vivere serenamente, con la consapevolezza che chiaramente Filippo non c'è più, e quindi un vuoto c'è sempre, ci sarà sempre. Però c'è anche la certezza di qualcosa di grande, il fatto di riuscire a vivere serenamente.